Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Avete ben trovati con l'informazione, prima edizione, le anticipazioni del TG Veneto News, prima edizione. Parleremo della semplificazione normativa, è stato fatto un accordo importantissimo tra Regione e Governo, la firma oggi a Palazzo Balbi, e poi parleremo della Marcia della Pace, 2000 persone per 6 chilometri, 3 diocesi in marcia per chiedere di finire la guerra, per il riferimento alla guerra in Ucraina, ma in realtà tutti i conflitti che in questo momento stanno devastando il mondo. Parleremo di spiagge, perché la Fiera dell'Alto Adriatico, il Presidente del Veneto Luca Zaia ha rilanciato parlando di Riviera italiana per il litorale veneto, parlando di Costa del Sol, lo sviluppo e l'evoluzione appunto internazionale delle spiagge venete. Ancora la polemica legata all'assessore all'istruzione Donazzane, e poi parleremo anche della fine del vaiolo nel Delta e la grande processione che è stata fatta in memoria, in ricordo di quel drammatico evento che appunto colpì il Polese, nel taglio di Po in particolare. Tutto questo tra poco nella prima edizione del Veneto News. Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Metal 3. Da 25 anni il centro acquisti per aziende e privati. Soluzioni per arredo ufficio, scaffalature, attrezzature per magazzino e officina. Metal3.com. Accordo in materia di semplificazione normativa tra governo e regione, storica firma Palazzo Balbi tra Zaia e la ministra Casellati. 2000 persone alla marcia per la pace, in cammino per la prima volta i vescovi delle tre diocesi di Padova, Treviso e Vicenza, appello delle chiese del Veneto, fermate la guerra. A Caorle è aperta la Fiera dell'Alto Adriatico, 116 espositori turistici, un fatturato di oltre 4 miliardi, la proposta di Zaia, battezziamo il nostro litorale come Riviera d'Italia. Ennesima bufera mediatica sull'assessore all'istruzione Donazzane, sotto accusa la circolare fatta arrivare alle scuole sulla battaglia di Nikolaevka e la giornata degli alpini. Luce e gas, rincari in bolletta del 118%, studio degli artigiani di Mestre, Veneto e Nord-Est, i territori più penalizzati. Autovelox vandalizzato a Torri del Benaco, dopo i danneggiamenti il sindaco annuncia di voler abbassare ancora il limite dai 50 ai 30 km orari. Intanto Adiconsum annuncia una pioggia di ricorsi contro le multe. I migliaia a taglio di Po per la processione che celebra il miracolo della Madonna del Vaiolo. Nel 1887 l'epidemia decimò la città. Sindaco e parroco chiesero la fine del flagello con una processione diventata tradizione. TG Veneto News, prima edizione, l'avete sentito anche dai titoli. Andiamo subito a Palazzo Balbi, a Venezia, dalla collega Paola Gazziola per la firma che sicuramente segnerà moltissimo la nostra regione, questa firma tra Governo e Regione Veneto per una semplificazione normativa. Allora a te Paola, che ti vedo già in collegamento, raccontaci. Beh, vi racconto che per stabilire la nostra esistenza, quindi un certificato di nascita, servono 5 certificazioni fatte da 5 uffici diversi. L'ha ribadito la ministra Elisabetta Casellati, che era a Palazzo Balbi per appunto un impegno alla sburocratizzazione del paese, che parte appunto da un percorso fatto con tutte le regioni e che parte proprio dal Veneto. Ha parlato la ministra di burocrazia come di uno stalker che va assolutamente spazzato via. E quindi cosa succederà?
partendo dal Veneto visiterà tutte le regioni d'Italia e si cercherà quindi di elaborare un documento con le proposte, con i desiderata delle regioni sulla via della sburocratizzazione. Per il Veneto il tempo che si sono dati è quello di 3 mesi. Fra 3 mesi avremo il primo documento, poi certo si dovrà passare al governo per avere tutta la legittimità del caso. Del resto l'ha ribadito, secondo l'Ocse la nostra pubblica amministrazione è davvero in fondo alla classifica e lei ha parlato di un governo che si augura quello del finalmente, ovvero finalmente riusciremo a vivere con semplicità e con una burocrazia semplificata, una pubblica amministrazione che funzioni. Naturalmente è stata l'occasione anche per parlare di autonomia, infatti domani ci si terrà il pre-consiglio dei ministri e se la legge per l'autonomia andrà in consiglio se ne parlerà quindi già questo giovedì. Ancora la ministra non ha visto l'ordine del giorno, ma giovedì potrebbe essere la data appunto per la sua discussione. Se non ci saranno dunque ulteriori interferenze o cambiamenti da fare, finalmente si prenderà l'iter anche del Parlamento. A proposito dei dubbi che si sono sollevati anche in questi ultimi giorni sull'autonomia differenziata, quasi un po' arrabbiata, ha detto l'autonomia differenziata la prevede la nostra Costituzione e non c'è assolutamente l'intenzione di lasciare indietro nessuno. Quindi su questa strada si va sicuramente avanti. E per il momento è tutto da Palazzo Balbi, Paola Gazziola, Lorenzo Sattin, linea allo studio. E grazie a Paola Gazziola. Adesso parliamo della marcia per la pace, 2000 persone in cammino, un cammino per la prima volta i vescovi di 3 diocesi, Padova, Treviso e Vicenza, appello delle chiese del Veneto, fermate la guerra. In marcia per la pace, 3 diocesi, 3 vescovi, Vicenza, Padova e Treviso e 2000 persone in un lungo corteo che da Felette è arrivato a Bassano, toccando quali tappe dei 6 chilometri di percorso, la chiesa di San Giuseppe e San Leopoldo Mandic, per raggiungere poi, per la celebrazione eucaristica, il Paladue di Bassano. Pace per la martoriata ucraina, ma anche per tutti quei territori ancora oggi dilaniati dai conflitti. Più siamo, più il messaggio di pace è forte, raccontato Monsignor Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza. Più gente siamo, più la comunità civile, oltre che naturalmente quella ecclesiale, matura in questa grande necessità della pace nel nostro mondo che vive tantissimi conflitti. Quindi chi con i cartelli stampati, chi avvolti nella bandiera arcobaleno, genitori, figli, nonni, religiosi e laici insieme sotto l'unica veste di Terre di Pace, il nome della manifestazione. Pace, una parola, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, la cui comunità custodirà per un anno una fiammella della pace che fa parte della cultura del buon cristiano. Tutti i giorni preghiamo per la pace. Subito dopo il Padre Nostro dice: liberaci Signore da ogni male e concedi la pace ai nostri giorni. Quindi così è un sentimento che deve permanere nel cuore di un cristiano. Oggi però bisogna far rumore per quello che sta succedendo. Oggi, come suggerisce il Santo Padre, dobbiamo proprio richiamare che questa è la nostra vocazione, siamo operatori di pace, non soltanto estimatori della pace. Un lungo pomeriggio fatto di racconti, testimonianze di chi, missionario, ha vissuto la guerra in Ucraina, come Don Moreno Catelano. Io sono testimone oculare di questi 11 mesi di guerra. Abbiamo vissuto questi 11 mesi di guerra, 6 a Leopoli. E vi chiederete cosa si fa quando si è in guerra? Cosa si fa? Intanto si deve interiorizzare il momento della paura, delle bombe, il momento degli allarmi. E poi bisogna aprire il cuore, bisogna aprire il cuore alle necessità. Testimonianze di chi vive la guerra dei diritti come le donne iraniane, di chi come il vescovo Claudio Dalla Zuanna è in Mozambico e vede la ricaduta della guerra ucraina sulla popolazione. In la città dove io vivo, circa 600.000 abitanti, molte famiglie fanno fatica a mangiare una volta al giorno, perché il prezzo dell'olio, il prezzo... anche il pane in Mozambico non si produce grano, il grano viene dall'Ucraina e viene dalla Russia. La pace come meta, come modalità di vita, come speranza alla quale mai smettere di tendere, il messaggio del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Smettere mai di sperare che la natura umana possa cambiare, possa trasformarsi, possa impegnarsi per il bene.
E adesso parliamo di una polemica che investe l'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan. L'occasione per sentirla è stata al convento dei Frati Cappuccini di Bassano, dove sono state raccolte 8.000 firme per la nascita di un onlus per riaccimolare fondi e rigenerare la struttura religiosa. Ma da cosa nasce questa polemica legata all'assessore Donazzan? Una circolare inviata alle scuole che rievoca la battaglia di Nikolaevka per celebrare gli alpini, ma allora sentiamo i particolari nel servizio di Chiara Beato. Un purtroppo, un avverbio, viene strumentalizzato, ci vuole tanta malafede, ma tanta malafede. È bufera sull'assessore Donazzan, al centro della polemica la circolare inviata alle scuole che rievoca la battaglia di Nikolaevka per celebrare gli alpini. Fin qui nulla da dire, ma quel purtroppo i russi accerchiarono le forze nazifasciste e dilagarono è risuonato come un tentativo di revisionismo. L'opposizione si scatena. Protervia fascista, scrive Lampi. Non bastava cantare Faccetta Nera. Ora riscrive la storia piegando la ritirata del 26 gennaio del 43 a un'esaltazione del regime fascista. Una polemica pretestuosa, in malafede, molto offensiva, soprattutto nei confronti di quei caduti. Io rispondo ad una legge dello Stato, una legge votata anche dal Partito Democratico, che istituisce il 26 di gennaio, che è la data della battaglia di Nikolaevka. Quindi non si è pentita di quel purtroppo? Ma perché non era quello il senso? Ma la battaglia ora da combattere per salvare il convento del Margnan. Tutti schierati a Bassano, Donazzan compresa, per impedire la scomparsa dei frati cappuccini. La mobilitazione continua, 8.000 le firme raccolte, alcune notissime come quella dello scrittore Paolo Coelho, gli attori Remo Girone e Salvatore Esposito, i piloti Jean Alesi e Mickey Biasion. E si innesta il progetto Rigeneriamo il luogo della spiritualità. Solerte risponde alla chiamata l'impegno dei vari imprenditori. Abbiamo pensato di riprodurre il martirio di San Sebastiano, il meraviglioso dipinto che c'è qui in convento, dipinto interamente a mano dal nostro artista di casa, e verrà offerto per la vendita all'asta per un'asta internazionale per raccogliere proventi per il convento. Praticamente con l'amico Giuseppe Aquila abbiamo creato di creare un onlus, qualcosa di imprenditori che abbiamo già in mano, praticamente annuali circa sui 150, 130, 150 mila euro. Vita monastica e vita civile possono convivere. Il convento di Bassano, sottolineano i promotori, rappresenta un nodo strategico nella vita della chiesa e della comunità civile. E adesso torniamo a parlare di Covid, da molto che non ne parliamo, ma la notizia è positiva perché c'è un drastico calo delle persone che sono contagiate del Covid. Vedete anche il bollettino, i dati totali, il delta dei positivi, insomma, nelle ultime 24 ore da in totale nella regione a 152, quando solo pochi mesi fa erano almeno 152, se non di più, addirittura per ogni ospedale. Invece questo è complessivo, quindi un dato assolutamente positivo in questa fase della pandemia. E il dato ancora più positivo, che da tanto tempo che non si vedeva, è il fatto che, vedete infatti a destra sempre del bollettino, che i decessi sono finalmente a quota zero. Un dato importantissimo che fa vedere come si stia andando oltre anche a questa fase appunto della pandemia, nonostante il continuo arrivare di nuove varianti. Adesso cambiamo argomento, parliamo di energia, di caro bollette, luce e gas, rincari in bollette del 118%. Lo studio è della CGA di Mestre, gli artigiani di Mestre, Veneto e Nord-Est, i territori più penalizzati. Ci racconta tutto Maria Vittoria Bagarella. Le bollette più care d'Italia le abbiamo pagate noi, Nord-Est, Veneto compreso. Ora siamo in grado di fare i calcoli con una precisione millimetrica, assicura la CGA di Mestre, che porta il conto salato di luce e gas. 3 miliardi in più in capo alle famiglie venete, 1.430 euro di extra costi a nucleo in un anno. Ma lo scotto maggiore l'hanno pagato le imprese, aumenti per 7 miliardi. Le famiglie e le imprese Veneto l'anno scorso hanno pagato 10 miliardi in più di luce e gas. Ora i prezzi sono in calo, ma rimangono ancora molto elevati rispetto all'inizio del 2021.
Prezzi in calo, come mostrano i grafici di energia elettrica e gas, ma i picchi record lasciano il segno. Il Veneto, terza regione in Italia per rincari in bolletta. Il nord-est più popolato e ricco di attività produttive, il più penalizzato, con aumenti del 118,1%. Seguono il nord-ovest, il centro ed il mezzogiorno. Lo Stato invece ha incassato 44,5 miliardi di euro in più. I governi Draghi e Meloni hanno stanziato complessivamente 70 miliardi di euro di aiuti, lasciando scoperti 20 miliardi, conti puramente teorici, perché le imprese hanno utilizzato solo la metà dei bonus messi a disposizione a causa delle difficoltà burocratiche, le più penalizzate, quelle di piccole e micro dimensioni. I nuovi aiuti previsti dal governo a partire dal prossimo aprile vanno rivisti e semplificati, soprattutto per le microimprese che fino adesso hanno utilizzato solo la metà dei bonus messi a disposizione. Il litorale Veneto, punto di riferimento per il turismo balneare. A Caule, aperta la Fiera dell'Alto Adriatico, 116 espositori turistici, un fatturato di oltre 4 miliardi. Il presidente Zaia ribattezza il nostro litorale Riviera d'Italia, una costa del sol. Questa costa del sol, io la paragono così, che è data da tutto l'Alto Adriatico, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna debba continuare a muoversi comunque assieme a livello internazionale, dopodiché vince sempre il migliore. Il litorale Veneto come la Costa del Sol, la Riviera d'Italia, così il presidente Zaia alla 52esima edizione della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, l'evento dedicato al settore con 116 espositori che sigilla il sodalizio tra Jesolo e Caorle. Sta diventando un punto di riferimento per il settore, per l'innovazione, per la tecnologia, per tutta una serie di questioni legate al turismo. È anche uno straordinario momento per mettere in risalto le bellezze del nostro territorio. Protagonista è il mare, le sue spiagge, il litorale Veneto con i suoi 130 km di costa, paesaggi variegati, capaci di un'offerta turistica per famiglie e non per ogni tasca e richiesta. Dalle spiagge attrezzate di Jesolo, Caorle, il Lido di Venezia, le più selvagge e incontaminate zone intorno al Delta del Po. Il litorale Veneto, attrazione nazionale e internazionale con un fatturato di 4 miliardi di euro. La nostra costa adriatica veneta vale circa 32 milioni di presenze turistiche. Questo è un merito di chi ci ha creduto, di chi non ha mai mollato. Lavoro, perseveranza ed investimenti dei tanti operatori che ci hanno creduto alla base del successo, ed oggi bisogna continuare ad innovare per far fronte alla concorrenza sempre più agguerrita. È anche il momento per approfondire alcune tematiche, alcuni problemi, per cercare sempre di più di alzare quell'asticella che è l'unico modo per affrontare una competizione che non è più fra spiagge venete ma è globale, quindi siamo in concorrenza con il mondo. Il più alto tasso di innovazione da sempre, è un settore che non si è mai accontentato, che guarda sempre il futuro, credo che sia nell'indole di chi fa ospitalità, di chi fa turismo e forse anche da parte di noi veneti questa è forse anche più radicata come tendenza. Resta però ancora un nodo e non di poco conto da sciogliere, quello delle concessioni balneari. Io dico che ai nostri operatori va riconosciuto il sacrificio, debba essere riconosciuto gli investimenti che hanno fatto e non possono essere liquidati semplicemente con la burocrazia europea, che è la stessa Europa che ci dice che il vino ormai è un problema mondiale, che ci dice che bisogna mangiare insetti e altre puttanate del genere. E adesso invece andiamo a Belluno, modelli di comunità energetiche, nuovo impulso alla digitalizzazione, contrasto allo spopolamento. La Camera di Commercio di Treviso, Belluno, Dolomiti, fa leva su più fronti per favorire il fare imprese e vivere in montagna, in uno dei territori che ha visto la nascita e crescita dei distretti industriali e di rilevanti industrie nazionali e internazionali. Ce ne parla Luisa Venturin. Lo affrontiamo con delle risorse più disponibili per investimenti, per l'aiuto alle imprese, per aiuto ovviamente allo sviluppo dell'economia. Dalla transizione ecologica e digitale all'internazionalizzazione, ma anche la promozione turistica e culturale del territorio e non solo, molteplici gli ambiti di intervento in questo 2023 per la provincia dolomitica della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, grazie ad un tesoretto di oltre 7 milioni di euro. Tutto ciò in uno dei contesti più industrializzati d'Italia, dove operano 18.300 fra imprese e filiali che danno occupazione a quasi 72.000 addetti. Stiamo investendo anche su temi direi particolarmente attuali come il giorno d'oggi che riguarda la digitalizzazione, le comunità energetiche e non solo, la cyber security.
e ovviamente sempre con l'attenzione verso l'appuntamento di Cortina 2026. Un sistema economico che corre dunque, trainato dal turismo e dall'occhialeria, con lo sguardo certamente proiettato al grande evento olimpico. Fra le iniziative dell'ente camerale, il coinvolgimento del mondo della scuola. Generazione 2026 è lo strumento nostro per avere i giovani vicino a un evento importante come le Olimpiadi, ma non solo, ma averli vicini al mondo dell'impresa. Tramite l'osservatorio economico, inoltre, l'ente camerale affronterà, per cercare di invertirne la rotta, quello che da sempre rappresenta un dramma della provincia dolomitica, lo spopolamento. Vorremmo proprio fare un'analisi puntuale e capire quali sono gli indici che ci dicono che se queste cose succedono, quella è un'area veramente a rischio. Un ventaglio di azioni dunque teso al sostegno del fare impresa e del vivere in montagna in un momento quanto mai delicato a causa della crisi geopolitica attuale. Noi sappiamo che i nostri imprenditori con le difficoltà sanno tirare fuori il meglio di loro stessi. Non dipende solo da loro, ovviamente, però Belluno ha dei numeri importanti e suddistretti importanti, quali l'occhialeria, il freddo, la plastica. Questo ci fa ben sperare. In questo periodo poi il prezzo del gas è diminuito, quindi una nota positiva. Dobbiamo però sperare che quanto prima cessi la guerra, cessino queste tensioni. E lasciamo l'economia della montagna, la rivalutazione della montagna, per andare invece nel veronese, a Torri del Benaco per l'esattezza, perché continua a far discutere l'autovelox di Pai di Torri del Benaco. Dopo i danneggiamenti che si sono susseguiti, il primo cittadino, Nicotra, però annuncia battaglia, anzi decide che annuncia l'ipotesi di abbassare ulteriormente il limite di velocità dai 50 ai 30 km orari. Però per Adiconsum ci sono tutti gli estremi per fare i ricorsi. Allora ci racconta tutto Matteo Taietti. Autovelox di Pai, la battaglia è appena cominciata, perché da una parte c'è il sindaco di Torri del Benaco, Nicotra, che non solo non ha intenzione di smantellarlo, ma anzi, dopo l'atto vandalico, rilancia, annunciando un probabile abbassamento del limite dagli attuali 50 ai prossimi 30 km orari, con la prospettiva che arrivino ancora più sanzioni. Sarà messo anche allo studio, lo dico già subito, i chilometri 30 dall'ingresso di Pai da Nord al semaforo. E dall'altra parte ci sono le associazioni dei consumatori. Per Adiconsum Verona, gli automobilisti multati hanno tutte le ragioni per ricorrere. Secondo noi quel tipo di autovelox non poteva essere installato su quella tipologia di strada. Poi i lavori che ad oggi sono in corso creano confusione, perché nel cantiere sono segnalati 30, la strada normalmente permette i 50 km orari. Quindi l'utente della strada è ulteriormente ingannato rispetto alla velocità che deve tenere in quel tratto di strada. Dunque, cosa fare se si vuole ricorrere tramite Adiconsum? Si può rivolgere ad Adiconsum Verona scrivendo anche una mail verona@adiconsum.it per valutare le possibilità di ricorso. A nostro parere ci sono delle buone possibilità, i motivi per ricorrere verso queste sanzioni ci sono soprattutto nel caso della serialità. Parecchi multati hanno ricevuto migliaia di euro in verbali e per loro le speranze sono più di una. Una battaglia che si preannuncia lunga dunque questa di Torri del Benaco, ma adesso torniamo in montagna, torniamo nel bellunese, perché parliamo di turismo, nuovo slancio all'attività della DMO Dolomiti, cioè il consorzio deputato alla gestione proprio del marketing turistico della provincia di Belluno, grazie all'aumento delle quote associative dei 46 soci. Parliamo di enti pubblici, associazioni di categoria e consorzi di valle, per un tesoretto di oltre 100.000 euro. Il sodalizio si appresta a raccontare le eccellenze dolomitiche proprio all'imminente Festival di Sanremo. Allora sentiamo. Complici le spettacolari Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, il turismo è una delle anime portanti del sistema economico bellunese, indispensabile per far vivere la montagna. Ben lo sa la DMO Dolomiti, il consorzio ormai sempre più vicino al riconoscimento in fondazione deputato alla gestione del marketing turistico della provincia di Belluno. Con l'assemblea di venerdì, l'organismo che raggruppa 46 soggetti fra enti pubblici, associazioni di categoria e consorzi
consorzi di valle, intende ampliare ulteriormente il proprio raggio d'azione. È stato raggiunto veramente un obiettivo importante, perché oltre all'approvazione del bilancio preventivo del piano operativo annuale, sono state approvate all'unanimità l'aumento delle quote associative. Oltre 100.000 euro l'ulteriore tesoretto a disposizione grazie all'azione dei soci. Questo permetterà alla nuova fondazione DMO Dolomiti Bellunesi di creare la struttura e di crescere, anche in previsione dei fondi comuni di confine che ci sono stati assegnati dai comuni e con i quali potremmo fare diverse attività promozionali. Risorse e iniziative dunque per rafforzare la DMO, contribuendo a sostenere un comparto, quello del turismo, chiamato a fare i conti anche con le incertezze della crisi climatica e in un territorio proiettato verso le Olimpiadi 2026. Stiamo concludendo per il 2023 il progetto Vivere le Dolomiti. Infatti, a conclusione di questo progetto, presenteremo il nuovo sito di destinazione in occasione della BIT il 13 febbraio di Milano. Una provincia dunque che si racconta per far conoscere il più possibile le tante eccellenze che la caratterizzano. Lo spettacolo delle Dolomiti regalerà infatti emozioni uniche anche a Casa Sanremo in occasione dell'imminente Festival della Canzone Italiana. Sarà un'occasione importante per procedere con il lancio del nuovo brand Dolomiti Bellunesi The Mountain of Venice. E dalla montagna invece andiamo al Delta del Po, in migliaia a Taglio di Po per la processione che celebra il miracolo della Madonna del Vaiolo. Nel 1887 l'epidemia decimò la città, sindaco e parroco chiesero la fine del flagello con una processione diventata tradizione. Allora vediamo insieme. Le cronache del 1887 parlano di 2.000 abitanti, di 358 morti e 800 persone segnate per sempre da quel morbo. Era l'anno del vaiolo a Taglio di Po. Si pensa portato dall'equipaggio di un peschereccio tornato dalle coste della Turchia. Un'epidemia inarrestabile. All'apice della sua violenza, il sindaco e il parroco fecero un voto, chiesero a Maria la fine del flagello. Inizia la tradizione della processione della Madonna della Salute, che si ripete da 136 anni. Una giornata veramente di festa per noi e speriamo, ecco, di tramandare anche ai nostri giovani l'importanza di questo evento. Almeno 2.000 in marcia per le vie e le strade della città, con la statua trasportata con un carro trainato dagli stessi cittadini, venerata come miracolosa, perché dopo quella processione del 27 gennaio 1887, la tradizione narra che nessuno fu più colpito dal vaiolo e quelli già infettati guarirono. Ognuno di noi ha affidato qualche cosa a lei, perché ognuno di noi in casa, in famiglia, nelle situazioni, nel lavoro, ha certamente dei grandi pensieri o delle grandi preoccupazioni. La Madonna questa sera ha accolto il desiderio di tutti e ci ha donato il suo sorriso e la sua benedizione. Inevitabile il paragone con il Covid. Il vescovo di Chioggia, Dianin, nell'omelia ha citato la paura del contagio, il timore, la morte in solitudine, lontano dai propri cari. Ha ricordato anche quello che sta capitando in Ucraina. Tutto ci ricorda che ci sono tanti e tanti morbi, ma poi c'è una comunità che si unisce e si aggrappa a Maria, alla fede. Nei momenti di difficoltà si invoca sempre il nome della madre, no? E credo che è successo al tempo del vaiolo qui un secolo fa e succede anche oggi, ecco, per cui pensando alla guerra, pensando a quello che abbiamo vissuto anche col Covid, pensando a tante situazioni, credo che l'attualità e la forza anche della invocazione della devozione a Maria non sia mai tramontata e quello che abbiamo visto oggi ne è proprio il segno. E torniamo a parlare della farina di grilli, fra poco sarà possibile acquistarla sui banchi dei supermercati. Martina Mazzaro ha sentito i vicentini cosa ne pensano e se sono pronti a provarla, allora sentiamoli. Tra poco nei supermercati ci sarà la farina di grillo, lei la acquisterà? No. Magna che bisogno. Ad alto contenuto proteico, ricca di nutrienti e a basso impatto ambientale. Presto sugli scaffali dei supermercati si potrà trovare la farina a base di grillo domestico, prodotto alimentare che potrà essere venduto in tutta Europa a partire dalla fine di gennaio. Una novità che non convince molti vicentini. Proverà la farina di grillo? No, tesoro mio, no, proprio no. Oh, mai, non la proverei mai. Le cavallette ancora, dai, ma i grillinari così no. Compro solo farina siciliana.
Non penso onestamente che la proverò, francamente detto. Poi adesso lo fanno anche per la questione alimentare, per, insomma, per gli sprechi. Io francamente vorrei evitare. Non manca chi invece ammette di essere curioso di assaggiare questo così particolare prodotto. La proverà? Certamente, perché no? È curiosa? Certo, è solo così che si apprezza le cose, no? Oh, adesso che me lo dici, di sicuro andrò a documentarmi. Comunque sinceramente. Non sapevo che esisteva la farina di grillo. Ne avevo sentito parlare a scuola, però non ho ancora guardato effettivamente cosa sia, quindi andrò a vedere. Assaggiare, si può assaggiare tutto nella vita, dopo dipende se piace o non piace. Ma vedremo, onestamente, la proveremo mai la farina di grillo. Magari finirà nei piatti o senza che lo sappiamo. In realtà molti consumatori ignorano la presenza di insetti in diversi prodotti alimentari, tra cui yogurt e caramelle. Il più comune è la cocciniglia. Si tratta di un piccolo insetto che secerne un liquido rosso che viene utilizzato come colorante alimentare. E adesso il racconto dell'antico Egitto tra esoterismo e cristianesimo in una serata divulgativa all'interno della Basilica a Vicenza, dove si tiene la mostra dedicata appunto all'Egitto. Vediamo il servizio. La piramide deve impressionare chi lo vede, deve imprimere la memoria del figlio del Dio Sole che lì riposa. L'antico Egitto è l'origine del cristianesimo, collegamento che la storia rivela con evidenza. Non a caso è la sala del refettorio dei frati di Monteberico ad accogliere la serata dal titolo L'eredità dell'Egitto antico, voluta dall'associazione In Arte Veneto, con il patrocinio del comune di Vicenza. All'inizio era il Nun, all'inizio era l'acqua, e dall'acqua sorse la terra, e su quella prima montagna che sorse dalle acque andò a sedersi il dio Atum, che poi con il proprio seme generò il mondo, e il mondo fu generato. Christian Greco introduce al mito che nella mostra in Basilica diventa così leggibile attraverso i tanti reperti esposti. Sembra quasi risuonare la storia biblica, perché Osiride viene contrapposto dal fratello Set che lo ucciderà, e proprio forse perché lo uccide lo renderà il signore dell'oltretomba. Vita e morte si contrappongono, spiega il direttore del Museo Egizio di Torino. C'è il concetto di resurrezione, il culto funerario permea la cultura esoterica sorta dal deserto. Però i papiri meravigliosi dei libri di morti ci fanno vedere che il momento in cui il sarcofago viene posto nella camera sepolcrale, l'anima del defunto è subito libera e vola verso, a forma di uccello, con testa antropomorfa. L'Egitto, terra dove gli dèi vivono e dove la civiltà si è sviluppata grazie alla scrittura. L'Egitto forse è la cultura che ci ha lasciato di più cultura materiale scritta. Tutti i monumenti sono coperti da geroglifici. Ed è tutto per questa prima edizione di TG Veneto News. Grazie per l'attenzione, rimanete con noi con la nostra programmazione. Metal 3. Da 25 anni il centro acquisti per aziende e privati. Soluzioni per arredo ufficio, scaffalature, attrezzature per magazzino e officina. Metal3.com.